eccessiva da quelle dovute l'alma martire come a tutte le altre. Oggi non è l'alma salerna primi quasi, ma c'è l'alma salerna. No, c'è Amparice, basta. Noi andiamo a fare la partita nostra. Ci sta poca Alice. Ovviamente oggi è una partita intensa, quindi serve pure la collaborazione da parte vostra. Come appena qualcuno si sente che da chi non è, non che sono passati 30 secondi, ma ha spezzato il fiato, mentalmente non è rientrato in partita. Chiamateci, se per 12 persone ci sono 12 persone che ci vanno sostituire. Rientriamo dopo e facciamo ancora meglio. Oggi, oggi soprattutto ragazzi è fondamentale non regalare niente. Oggi cubi male, aiuto. E per l'MP! Urra! 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 Le indicazioni nello spogliatoio dei due tecnici, il solito pubblico festante a parete per la sfida contro la capolista Alma a Salerno, davvero uno spettacolo sugli spalti per i tifosi del club Futsal a Parete contro una squadra, quella di Nando Mainetti, che vuole continuare la sua corsa verso la promozione in Serie B. Andiamo a vedere le fasi salienti del match con la prima chance di Tamburrino che non trova lo specchio della porta, poi ancora questa conclusione di Morra alta sulla traversa, la risposta dell'Alma Salerno, questo diagonale che va vicinissimo alla montante, poi la grande occasione per Basile che calcia con il sinistro ma non trova lo specchio, poi qui un quasi autogol e poi il doppio miracolo di Fabozzi sulla conclusione di Ciccatelli. Sarà lui il protagonista del match, ci prova con il destro Basile, niente da fare, poi attenzione al tocco proprio di Ciccatelli sotto misura che porta in vantaggio così l'Alma Salerno. È una partita che resta viva, qui la conclusione di Morra, la parata di Gagliano, poi ancora questa grande conclusione con la risposta di Fabozzi. Attenzione al fallo di Basile, tiro libero che va a trasformare di Giacomo per lo 0-2 in chiusura di primo tempo. Si va con questo punteggio al riposo con l'Alma Salerno che difende due reti di vantaggio, ma arriva anche la terza rete, questa volta un'indecisione di Fabozzi per la tripletta, il tris di Ciccatelli, poi il calcio di rigore, la trasformazione di Basile che rimette in partita nuovamente il club Futsal Parete. L'Alma Salerno però non abbassa la guardia, arriva il gol che perdiamo con le nostre telecamere di Ciccatelli per l'1-4, poi ci prova a Mangiacapra, ancora Semian che non riesce a inquadrare lo specchio della porta, e soltanto club Futsal Parete in questa parte del match, questa chance fallita dai padroni di casa, il pubblico che spinge, poi il grande sinistro sul calcio di punizione di Basile per il 2-4, è un club Futsal Parete che preme sull'acceleratore, ci prova Tamburrino, la grande parata di Gagliano, poi il grande colpo al volo di Ponte che va a timbrare il montante, non è finita, insiste il club Futsal Parete con Morra, ancora la parata in due tempi di Gagliano, poi Tamburrino che non inquadra lo specchio della porta e di nuovo la chance per i padroni di casa con Tamburrino, il destro che va a colpire la parte alta della traversa, poi Morra non inquadra lo specchio, è una momento arrembante per i padroni di casa che vanno ancora vicini al gol per rientrare definitivamente in partita. Qui la parata sulla conclusione in mancina di Gagliano e di nuovo l'assist di Basile per Assemian, il tocco sotto, poi di nuovo Assemian che questa volta riesce a inquadrare il bersaglio per il 3-4, minuti finali incandescenti con il club Futsal Parete che vuole trovare il pareggio col portiere movimento, ma arriva il gol di Pacileo, quello che fissa il punteggio definitivo sul 3-5 per la vittoria dell'Alma Salerno contro un grande grandissimo Parete.